250 magiche lanterne, 3500 metri di luci, un lungo corso Garibaldi che si trasforma in un boschetto incantato abitato da elfi e maghi. Questo e ancora di più si potrà vivere nel centro storico di Fossombrone per 20 giorni consecutivi che animerà il Natale magico. Siamo agli sgoccioli e l'8 di dicembre alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione del Magico Natale, che fa parte del percorso e dell'intero progetto di Il Natale che non ti aspetti, e comunque messo in piedi dall'Umpli provinciale, che tra l'altro approfitto per ringraziare anche il presidente Damiano Bartocetti. Però devo dire che il Natale è nato a Fossombrone, nella nostra provincia, perché quando ancora altri comuni, e ci fa enormemente piacere che sia fatto da volano Fossombrone per altre 21 realtà. Quindi con Fossombrone siamo 21 i comuni che quest'anno hanno aderito al Natale che non ti aspetti, e quindi questo ci fa grande orgoglio, perché comunque siamo stati degli apripista e devo dire che ogni volta c'è sempre più una grande affluenza da fuori provincia e fuori regione. Quindi Fossombrone si appresta ad essere ancora un punto di riferimento in assoluto nella Valle del Metauro. Da circa 30 anni Fossombrone si riconferma legata alla tradizione del Natale, proprio in virtù della scelta dell'8 dicembre come giornata dell'accensione dell'albero. Sì, la tradizione è l'8 dicembre, quindi noi vogliamo mantenerla, non cominciare i mesi prima. Comunque questo Natale sarà bellissimo come tutti gli altri, ci sono anche tante novità che dovete venire, tanti laboratori e attività per i bambini, ma noi dobbiamo ringraziare non solo i volontari della Proloco, ma le tante associazioni che collaborano, i tanti privati che magari dici: ho del tempo a disposizione e quindi vi aiuto, perché ricordiamoci che da soli non si va da nessuna parte, tutto è frutto del lavoro di squadra e di collaborazione fra tutti per rendere bella la città. In accordo con la Proloco, i cittadini di Fossombrone hanno voluto partecipare al contest dell'albero più bello della regione Marche, che proprio questa sera sono stati annunciati i 53 comuni che hanno aderito all'iniziativa, e si potrà votare l'albero più bello fino all'11 dicembre. Un Natale pieno di serenità e rispetto, e questo è il messaggio che lancia il primo cittadino. Che questo Natale porti un po' più di serenità innanzitutto, e questo è il desiderio di tutti, ma soprattutto anche un po' più di rispetto tra persone, soprattutto verso questo flagello che stiamo ancora continuando ad assistere sulla violenza delle donne. Un Natale dove smettiamo di spararci contro. So che sono cose banali, però fondamentalmente è un desiderio che viene dal cuore, quindi il cuore mi detta questo, però vediamolo con un po' di positività, altrimenti è finita. Sono convinto che ci sarà un periodo migliore, un periodo più sereno, di cui tutti ne abbiamo bisogno. Invitiamo tutti a venire l'8 dicembre a vivere questo magico Natale a Fossombrone. Ovviamente sì, è un momento di piacere, un momento di vedere tanti bambini gioire, questo fa parte anche questo di rendersi tutti più sereni. Sotto i portici ci saranno tante idee per fare shopping, enogastronomia, abbigliamento, oggettistica e decorazioni di Natale. Castagne, cioccolata calda, vin brûlé e prodotti gastronomici profumeranno il centro, accompagnati da una gioiosa e soffusa musica.